Perché sui bambini per salvare le donne? Perché se non insegniamo ai bambini, quindi nell'adolescenza, nell'infanzia, nell'adolescenza, ad avere rispetto per gli altri, ad avere un colloquio adeguato con le altre persone, non riusciremo mai a evitare la violenza, non solo, ripeto, di genere, ma la violenza in generale. Salvare i bambini per salvare le donne, questo è il titolo dell'incontro formativo organizzato dall'Ordine dei Medici di Arezzo sul tema della violenza di genere. Gli esperti nei loro interventi hanno sottolineato come sia necessario partire proprio dai ragazzi per prevenire la violenza contro le donne. Anche Arezzo sta patendo la drammatizzazione delle relazioni. C'è una spietatezza, c'è quasi una paura di ammettere il dolore, la commozione, la fragilità. Spesso i primi segnali di una violenza perpetrata in ambito familiare sono proprio sul corpo dei bambini. Le donne, le signore si rivolgono o al pronto soccorso o ai medici di base. Dipende dai contesti in cui chiedono aiuto. Sicuramente segnali fisici sono i primi che possono essere identificati, quindi ricorso al pronto soccorso per contusioni, lividi, segni fisici. Questo non esclude anche però segni per esempio sul corpo dei bambini. Io lavoro con l'infanzia, ci sono comunque anche segnali evidenti nei bambini che le insegnanti stessi possono cogliere e non devono essere sottovalutati. E coraggiosamente va chiesto al bambino spesso cosa è successo. Altri segnali sono psicologici e il più comune è il senso di colpa, quindi incredibilmente la donna comunque maltrattata tende a discolpare chi ha commesso questo reato. Io mi occupo di sostanze correlate all'alcol, le donne arrivano al pronto soccorso dicendo è successo, mi ha picchiata, ma perché aveva bevuto? Quindi c'è una sorta di giustificazione. Si assiste a una serie di episodi di violenza sulle donne che definire episodi, l'episodio è unico, in realtà non è un episodio unico ma è una serie di episodi che non finiscono più, bisogna intervenire in qualche maniera e credo che la questione sia essenzialmente culturale.